Ancora in vostra compagnia, terre, sapori e vini dal Piemonte e la provincia di Cuneo, il comune quello di Neviglia. Io sono con la signora Claudia. Tutto a suo tempo, perché fra poco vi diremo che località, o per meglio dire che locale abbiamo raggiunto. Neviglia, il comune di Neviglia. Perché si chiama Neviglia? Perché deriva da una barca, da Naviglio, perché mille anni fa c'era l'acqua. Dove siamo? Qui siamo allo Spring, a metà collina, a metà tra il paese di Neviglia e la vallata. Che cos'è lo Spring? È il posto dove abitiamo, proprio la località si chiama proprio così, sulle carte, sulle vecchie mappe in comune era scritto Sperino e in piemontese è rimasto Spring. Che è un agriturismo però. Noi gli abbiamo dato il nome Spring per essere più semplici. Avete fatto bene. Claudia, agriturismo con una cucina sicuramente piemontese e casalinga. Sì, molto casalinga, molto casalinga. Tutto preparato in casa. Ascolta, iniziamo dalla pasta fatta in casa? Certo. L'impasto, dai, raccontami. L'impasto, allora, io faccio l'impasto con la farina, metto 1 chilo di farina, 9 uova, un pizzico di sale e a volte se occorre un goccio d'acqua, ma quasi mai. Poi si impasta bene, si fa la sfoglia e poi si fanno i ravioli, i plin, i classici plin di langa, con il ripieno di carne, verdura, formaggio, uova, spezie, oppure le classiche tagliatelle, i tagliarini in piemontese. Meraviglioso, io incontro delle persone, delle donne nelle langhe, nella langa stupende. Vitello tonnato. Vitello tonnato, rotondino del vitello. La salsa, la classica salsa tonnata fatta con la maionese, le uova e i capperi. Battuta al coltello. La battuta al coltello di fassone. Sì. È razza carne praticamente piemontese. Razza piemontese, questo rigorosamente razza piemontese, tagliata proprio, tritata proprio con il coltello a mano, poi viene condita con olio, sale, pepe, limone a piacere chi lo vuole, e in stagione possiamo mettere durante l'estate, possiamo mettere il tartufo nero e lo scorzone estivo. Uh-huh. In autunno chi se le tasche che se lo possono permettere il tartufo bianco. Un brasatino? Un brasato fatto con una parte del manzo che si chiama reale. Sì. Viene fatto un soffritto, poi si fa rosolare la carne, si mette il sale, la noce moscata che dà un buon profumo col vino nero e poi si aggiunge vino nero, può essere barbaresco piuttosto come barbera, come dolcetto, quello che si vuole. E si può servire con le carote, le patate, quello che si vuole. Carosello di formaggi con confetture. Allora, carosello di formaggi, partiamo dalla tuma di langa che arriva dalla zona di Serole, proprio l'alta langa. Poi abbiamo un testun del Fieno, un testun ciu e un blog del Moncenisio, che sono tutti formaggi prodotti nelle nostre valli cuneesi. Misti di latte di mucca e di capra, servite con le marmellate, la cugnà, classica nostra, fatta col mosto di vino, vero. Che cuoce un giorno intero, anzi ci vanno 2 giorni per fare un barattolino così, perché il primo giorno si cuoce solo il mosto, il giorno dopo si aggiungono le mele cotogne, i fichi, le pere della madernassa, le noci e le nocciole tostate e si fa di nuovo cuocere un giorno. Poi abbiamo la marmellata di fichi, fatta solo con fichi, aceto e zucchero di canna. La marmellata di peperoni, fatta con peperoni esclusivamente rossi, zucchero, peperoncino e aceto. E il miele di tarassaco che si fa raccogliendo tutti i fiori di tarassaco. In pochissimi secondi vi ha raccontato secoli di storia della tradizione piemontese. Il lavoro di tutta un'estate. È vero, la cugnà è straordinaria. Chi non la conosce veramente abbracciatela perché è un prodotto meraviglioso. Poi abbiamo i dolci qua. I dolci, il bunnet classico, il budino della nonna, tipico di langa proprio, fatto con latte, uova, cioccolato, zucchero e amaretti, cotto a bagnomaria nel forno. E poi il dolce moscato, che è un dolce che ho creato io, visto che siamo in terra di moscato, siamo contornati dai moscati, allora faccio uno zabaglione al moscato e poi faccio uno stampo, foderò uno stampo con i biscotti e faccio a strati biscotti, zabaglione, biscotti, panna e via di seguito. Sono già ingrassato di 14 kg. Senti, c'è una bottiglia di vino marcato lo Spring. Lo Spring, questo è il dolcetto della casa, l'uva le abbiamo noi, abbiamo una cantina che ce lo prepara. Ed è un vino leggero ma buono, beverino, si beve benissimo dall'antipasto fino alla fine. Tu non sei sola qui nell'azienda? No, io ho un figlio e una figlia che mi danno una mano. E poi ci siete voi che viaggiate, che amate l'Italia quella bella, che amate l'Italia quella vera, quella che lavora, quella che ci piace tanto, che amate questo Piemonte meraviglioso, le Langhe, e quando passate dalla zona qui e raggiungete Neviglia, venite a trovare Claudio qui allo Spring con la sua famiglia, aperta. Con questo carosello di straordinarie bontà, terre, sapori e vini, sempre con voi. Grazie Claudia, mi offri da bere? Certo. Perché sennò qui so parlare va bene, però è un bel momento, non sono mica Pierone.